Ciao ragazzi, oggi nuovo video tutto tech e questa volta, come anticipato un po' di tempo fa, andiamo ad introdurre una novità nel canale. Riprendiamo un po' gli albori del canale, giusto Marco? Esatto, esatto. Oggi grandissima entry nel canale e siamo quindi qui a presentarvi... Vai Miki, a te l'onore. DJI Mavic Mini. Allora, abbiamo voluto riproporre la modalità dei droni, cioè l'argomento droni, semplicemente perché, a parte che io sono un appassionato di droni, ho cominciato con la Phantom 2 a suo tempo, quindi montavo sotto la gimbal con la GoPro, tutto il volo era a vista, non c'era FPV su quel modello. Poi ho cominciato a sviluppare, a tirare fuori altra roba, però dopo un po' di tempo ne abbiamo parlato io e Marco, abbiamo detto ok, cerchiamo di canalizzare i nostri guadagni su un drone e abbiamo scelto questo semplicemente perché tutte le normative che ci sono adesso in Italia impongono che il drone debba volare, altri tipi di drone debbano volare in determinate condizioni che sono quelle del peso soprattutto. Quindi con questo drone abbiamo un po' più di libertà, non potete volare dappertutto. Fortunatamente anche la app vi dà sostegno su questo, perché comunque vi dirà dove è possibile volare e dove no, perché ci sono delle zone ad esempio adiacenti agli aeroporti o zone densamente popolate dove c'è sotto comunque un assembramento di gente dove non è possibile volare. Ci piacerebbe, a parte vabbè, adesso farvi vedere l'unboxing, cosa comprende, cosa c'è nel set e le funzionalità naturalmente. Nel corso del tempo Michele, che appunto è un grande appassionato, potrà tenervi aggiornati assolutamente sulle successive novità, oppure magari delle chicche come ha fatto in passato. Ci piacerebbe inoltre andare ad affrontare anche un discorso relativo a filmati effettuati in zone dove magari andiamo a fare delle gite, delle escursioni oppure dei luoghi un po' particolari. Insomma, così vogliamo portarvi con noi. Esatto, e quindi far vedere come la tecnologia può aiutarci a ricordare dei momenti passati insieme, anche per esempio. In maniera anche un po' particolare da un altro punto di vista. Siamo ben consci del fatto che di filmati sul Mavic Mini ce ne sono milioni sul ma ormai c'è tutto sul web, c'è tutto, quindi di milioni, sì, di milioni. Assolutamente. Però essendo noi un canale che era partito con i droni, ci teniamo comunque a fare anche il nostro pezzettino dello 0,1%. Detto questo, ragazzi, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale poi da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Detto questo, Marco, partiamo con la sigla! Vai di sigla! Unboxing. Questi sono i paraeliche, per poi spostarci al drone. La borsetta, delle dimensioni corrette per farci stare il caricabatterie, il drone e il radiocomando. Due cavetti USB per poter alimentare sia il radiocomando sia il caricabatterie. Le tre batterie, la terza è qui perché l'ho appena finita di caricare, che dopo, se Dio vuole, ci andiamo a fare un bel voletto io e mio fratello. Le istruzioni, qui troviamo le eliche di ricambio. Questi qui sono i pirolotti, non l'ho ancora tirati fuori dalla confezione, che poi andranno collegati qui e qui per poter abilitare al volo. Qui un pratico cacciavitino. Abbiamo comprato la versione combo in modo tale da avere già tutto. Altro accessorio importante sono i tre cavetti, dove da una parte c'è l'attacco normale USB e dall'altro avete la possibilità di poter connettere o quello per l'iPhone o quello per gli Android. Questo naturalmente poi andrà collegato e vi faremo vedere come al radiocomando. Il cavetto passerà qui dentro, si posizionerà il cellulare in questo incavo e avremo il collegamento tra il cellulare e il radiocomando. E naturalmente il pratico caricabatterie con i due attacchi USB. Da quei punti lì si possono caricare contemporaneamente le tre batterie e il radiocomando. Ma adesso andiamo a fare l'installazione. Per prima cosa andiamo a cercare nel App Store l'app DJI Fly. La scarichiamo.
Una volta scaricata la DJI Fly, entriamo all'interno della app e vediamo cosa ci dice. Intanto ci chiede se possiamo consegnare. Allora, ci chiede l'accesso all'album, posizione notifiche, imposta per tutti, consente tutte le foto, consenti quando utilizzi l'app, accettiamo tutto, avanti. Dobbiamo fare l'iscrizione. Qui naturalmente ci chiede di inserire la mail, la password, le solite iscrizioni che si possono fare normalmente, quindi facciamo questo, dopodiché ci rivediamo una volta terminata la registrazione. Effettuata la registrazione ci troviamo in questa schermata dove dà in alto a sinistra esattamente la via dove ci troviamo, anche se sono in casa a registrare riesce tranquillamente a trovarci, e facciamo connetti al drone. Gli diciamo che è un Mavic Mini e qui ci dice di estrarre e montare gli stick di controllo, premere il tasto di accensione del radiocomando, quindi ripremerlo a lungo. Un segnale acustico ne indicherà l'avvenuta accensione. Mettiamo in pratica la procedura che veniva fatta vedere prima dall'applicazione. Questo è il radiocomando, queste sono le antenne, impossibile sbagliare perché non ruotano in maniera diversa, basterà aprirle. Apriamo il portacellulare, all'interno qui troviamo gli stick da dover montare per poter comandare il nostro drone, quindi si avvitano semplicemente qui, dopodiché prendiamo il cavo, nel mio caso quello per l'iPhone, e andiamo ad inserirlo qui a lato del radiocomando. Lo inserite, lo facciamo passare qui dentro in modo tale che poi il cavetto vada nella sua sede. Qui verrà messo il cellulare in maniera stabile in questo punto. Per accendere il radiocomando basterà premere, rilasciare e tenere premuto nuovamente un po' più a lungo. Emette il beep e iniziano a lampeggiare i tre pallini. Questi indicano che sta facendo la ricerca per potersi connettere al drone. E spiegando un po' più nel dettaglio, già che ci siamo, il radiocomando, abbiamo nella parte anteriore troviamo la rotellina per muovere la gimbal sul suo asse verticale, il tasto per far partire la registrazione video, il tasto per lo scatto fotografico, li trovo molto comodi. Dopodiché qui a lato, come abbiamo visto prima, l'attacco per dal radiocomando al cellulare, gli stick naturalmente, accensione e spegnimento e il tasto per il return to home, quindi per quando c'è una situazione particolare e vogliamo che il drone torni da dove è partito. Qui internamente troviamo le sedi per i due stick, una volta richiuso diventerà molto ma molto compatto. Per spegnere il radiocomando basterà semplicemente rifare la procedura di prima. E la prima fase è andata. Preparazione e accensione del drone. Partiamo con l'abbinamento tra il drone e il radiocomando. Per prima cosa andiamo ad aprire i braccetti del nostro drone, questi ruotano all'indietro. Seconda cosa, togliamo la copertura della gimbal premendo qui, il pezzo di plastica viene via. Inseriamo la batteria nel vano posteriore, quindi questo qui si apre, si fa scorrere al suo interno la batteria fino a sentire un click, si richiude lo sportellino, fino a qui tutto molto semplice. Accendiamo il radiocomando. Andiamo ad inserire il cellulare, il pin va inserito qui nel cellulare, il cellulare inserito in queste fessure in maniera molto salda. Andiamo ad accendere il drone. Nella parte sottostante del drone c'è il tasto di accensione, stessa procedura per il radiocomando, si preme, si lascia, si ripreme. È messo il suono. Come notate, il radiocomando lampeggia per la ricerca della connessione. Fatto. Qui vi sta dicendo solamente che il radiocomando ha perso una tacca di batteria. Ok, una volta connesso vi chiederà appunto di attivare il vostro account in modo tale che vengano registrati tutti i vari dati. Fatto questo, seguendo tutte le istruzioni, arriverete a questa schermata dove vi dice che il drone è attivato. Cliccate su finito. Qui vi dirà se per caso volete acquistare la DJI Care Fresh. Avete 48 ore di tempo dal momento in cui avete attivato il drone. Noi in questo momento facciamo salta. Vi viene l'indicazione che c'è da aggiornare. Voi cliccate su aggiorna e attendiamo che il dispositivo
finisca di aggiornare i firmware. E ci rivediamo dopo l'aggiornamento. Da Leak Mini vado alla fotocamera. Fatta questa operazione, il drone si connette con il radiocomando e aprendo l'app avete tutti i dati presenti qui. Poi faremo un video un po' più approfondito per quanto riguarda l'applicazione DJI Fly con tutte le sue caratteristiche. Il video si conclude qui per quanto riguarda l'installazione e tutto ciò che vi abbiamo spiegato finora. Vi ricordiamo che poi faremo tanti altri video e vi chiediamo di scrivere qui sotto nei commenti se avete qualche idea o qualche domanda. Comunque noi stiamo sperimentando tutte le varie funzionalità che ha l'applicazione. In un prossimo video vi presenteremo in maniera molto più dettagliata l'applicazione e le varie funzioni che può avere questo drone. E naturalmente, tempo volendo, vi presenteremo anche qualche filmato di qualche gita che andremo a fare io e mio fratello. Detto questo, ragazzi, si conclude qui il video e al prossimo. Ciao! Thank you.